Queste sono informazioni, chiamiamole così, preliminari per fare un brano cantato da Mina che si intitola Insieme. Anzitutto devo dire che si potrebbe tentare di replicare o comunque di fare qualche cosa che io penso almeno un pochino somiglia all'arpeggio iniziale di pianoforte, perché questo è un brano eminentemente strumentale dove se c'è anche qualche parte o una parte o qualche parte di chitarra, io faccio decisamente fatica a sentirla perché queste parti o questa parte di chitarra è immersa in un'orchestrazione che è piuttosto abbondante. Però il pianoforte iniziale, che è questo, faccio sentire almeno soprattutto l'inizio perché dopo un pochino si perde. Ecco, il pianoforte viene affiancato da percussioni, chiamiamole così, e quindi dopo si fa un po' fatica a sentirlo. Faccio sentire l'inizio, eccolo. Ecco, allora si potrebbe fare un re maggiore, perché la corda è re maggiore. E fare questo arpeggio. Allora, in re maggiore suoniamo le corde re, sol, si, mi, tantino. Poi torniamo a suonare re, sol. Poi facciamo si, re, sol, si, mi, tantino. Fatto lentamente questo arpeggio suona così. Questo è l'arpeggio del re maggiore che c'è all'inizio, che è molto lungo, e si potrebbe tentare di fare una cosettina di questo genere, però non so poi come collegarlo con il resto della ritmica e naturalmente con gli altri accordi, anche perché gli altri accordi, questo arpeggio negli altri accordi cambia, fondamentalmente riesco a sentirlo molto poco in questo inizio di canzone, quindi questa è soltanto una piccola informazione, non so se si possa. Cambiare e usare la pennata, usare la ritmica che adesso suggerisco. Detto questo piccolo, piccolo particolare iniziale della canzone, la canzone ha questo re molto lungo, io facendo la pennata con due bassi da un quarto e pennata da un mezzo, fatta con il re maggiore come sto facendo in questo momento, questa pennata inizialmente io ne ho contate 14 di battute con questa ritmica di questo re. Poi di solito la ritmica, questa ritmica, negli accordi viene raddoppiata, cioè ogni accordo ha due battute nella canzone di questo ritmo. Ci sono accordi che durano una sola pennata, una sola battuta, oppure anche solo una pennata semplice. Ecco, quindi queste sono la ritmica di questa canzone. Si può fare anche alternativamente, quando ci sono per esempio gli accordi con due battute, si potrebbe anche fare questa ritmica, cioè un basso, una pennata, tre pennate, la prima in su, la seconda in giù, la terza in su, e poi di nuovo basso e pennata conclusivi. Questa è la ritmica che si potrebbe fare quando c'è un accordo che ha due battute, le normali due battute, diciamo quelle più consuete, due battute per ogni accordo. Purtroppo negli accordi in cui abbiamo invece una sola battuta nell'accordo, questa ritmica ovviamente o la si divide in due accordi,
tipo, non so, facciamo, possiamo fare re e mi minore. Però comincia ad essere un pochino complicato. Negli accordi che hanno una sola battuta, suggerirei di fare, per esempio, stavo facendo un Si7, un Mi minore, però questa è un'altra opportunità per fare il brano. Fondamentalmente, ripeto, la ritmica è quella con due bassi da un quarto e penato da un mezzo. Fondamentalmente nella canzone abbiamo due battute per ogni accordo, salvo eccezioni. Adesso guardiamo un pochino gli accordi. Gli accordi non sono particolarmente complessi, anche se comunque non è una canzone, no, io non la ritengo una canzone per principianti, perché comunque ha degli accordi un po' con alcuni accordi in barré e altre particolarità che adesso andiamo a vedere. Dunque la canzone ha Re, Mi minore, abbiamo un Si7 che è questo accordo, è un accordo al pettine che impegna quattro dita, non è un accordo in barré, ma questo è un accordo che impegna tutte e quattro le dita della mano sinistra. Il Si7 Mi cantino, abbiamo il mignolo, al secondo tasto il Si è corda libera, l'anulare è al secondo tasto del Sol, l'indice è al primo tasto del Re e il medio al secondo tasto del La. E questo è un Si settima, Si maggiore settima. Questo è un primo accordo un po' che può essere un po' problematico. Abbiamo un La 7 che può essere fatto in questo modo, cioè con il solito La delle tre dita col mignolo posizionato al terzo tasto del Mi cantino, oppure possiamo fare anche un La liberando il Sol, cioè la settima del La, e cioè togliendo il dito medio, e suonando anche, per esempio, potremmo farlo il La 7 con queste due dita, cioè il dito medio nel tasto 2 del Re e l'anulare nel tasto 2 del Si, lasciando libera la corda di Sol. Questo è un La 7. Abbiamo un Si minore, che è il trasporto del La minore al pettine, lo portiamo avanti, cioè verso la cassa armonica della chitarra di un paio di tasti, dal La minore lo spostiamo due tasti, poi mettiamo l'indice in barré al secondo tasto. Abbiamo un Fa diesis che può essere alternativamente o minore o maggiore. Nella canzone abbiamo questa eventualità. Possiamo avere un Fa diesis minore oppure un Fa diesis maggiore. Abbiamo anche un Sol minore, il Fa diesis maggiore o il Fa diesis minore sono dovuti al trasporto del Mi maggiore qui al pettine. Questo Mi maggiore lo portiamo verso la cassa di due tasti, mettiamo l'indice in barré al secondo tasto e otteniamo il Fa diesis maggiore. Se togliamo il dito medio, otteniamo il Fa diesis minore, che è praticamente come diteggiatura simile, anzi del tutto identico, al Sol minore, soltanto che per ottenere il Sol minore bisogna trasportare il Fa diesis minore al terzo tasto, e questo è il Sol minore. Altro accordo un po' particolare, La minore sesta. Il La minore sesta è un La minore normalmente suonato al pettine, mettiamo il mignolo qui al secondo tasto della Mi cantino per fare un La minore 6. D'accordo? Questo è un altro accordo un po' particolare di questo brano. Abbiamo un Mi 7 che possiamo fare, come in questo momento io sto facendo il Mi 7, con il mignolo, un normale Mi maggiore al pettine, con il mignolo qui al terzo tasto della corda di Si. Quindi facciamo questo Mi 7, oppure potremmo fare anche un Mi 7 togliendo l'anulare in questo modo, tenendo l'indice nel tasto 1 del Sol e il medio nel tasto 2 del La, togliendo l'anulare. Questo Mi 7 non è che si senta tantissimo, si sente un po' di più questo con la settima nella corda di Si, con il mignolo nella corda di Si, e questo è, ripeto, Mi 7. Ecco, poi altri accordi particolari, l'unico forse altro, anzi senza forse, l'unico accordo particolare è purtroppo un Mi bemolle che compare con una sola pennata nella canzone, quando la canzone arriva al suo, diciamo, primo culmine,
e quindi la canzone si ferma per un momento, c'è un momento di pausa. Qui abbiamo un Mi bemolle maggiore. Possiamo un pochino sostituire questo terribile Mi bemolle maggiore ottenuto con il trasporto del Do. Dobbiamo fare il Do senza l'indice al pettine, posizionando le dita senza l'indice, nelle consuete posizioni. Mettiamo il medio al tasto 1 del Si, l'anulare al tasto 2 del Re e il mignolo al tasto 3 del La. Portiamo questa struttura avanti di 1, 2, 3 tasti e mettiamo l'indice in barré al terzo tasto. Potremmo anche sostituire questa diteggiatura, anche se è un po' un trucco, diciamo che chiamiamolo così, è una piccola astuzia, con un Do minore 7. Questo accordo, che sarebbe il Do minore, ed è praticamente ottenuto con il trasporto del La minore, il La minore al pettine viene portato verso la cassa armonica di 1, 2, 3 tasti, e poi mettiamo l'indice in barré al terzo tasto. Togliamo il mignolo da questo accordo, da questa struttura, da questa diteggiatura, togliamo il mignolo e otteniamo un Do minore 7. Ecco, suonato con le prime quattro corde, cioè Mi, Si, Sol, Re, questo accordo può essere anche un pochino, se vogliamo, confuso in un certo senso con una sorta di rivolto del Mi bemolle. Anche se il Mi bemolle, diciamo, effettivo e completo sarebbe quello con il trasporto del Do. Questo è purtroppo un accordo che, ripeto, risuona nella canzone. Potremmo anche farlo qui in fondo, ma suonerebbe molto, appunto, piuttosto sgradevole, molto probabilmente. Potremmo anche farlo con il trasporto del La maggiore, arrivando fino qui, cioè portiamo il La maggiore verso la cassa armonica di 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasti addirittura, e mettiamo l'indice in barré al tasto numero 6 della chitarra, mentre le dita sono al tasto numero 8 della chitarra. Però questo è un Mi bemolle, ripeto, che suona molto acuto rispetto a questo, suona già un po' meno acuto, e che poi viene seguito da un Re maggiore con una sola pennata, d'accordo? Ecco, questo Mi bemolle o Re diesis, che dir si voglia, viene seguito da un Re maggiore con una sola pennata, poi riprende, la canzone riprende la sua ritmica consueta, con un re di quattro battute, e poi la canzone continua con gli accordi che ho già illustrato. Ecco, nel finale abbiamo un finale molto semplice, con un Sol maggiore di una pennata e un Re maggiore di una pennata, niente di più. Ecco, questi sono un pochino gli accordi utilizzati e la ritmica di questo brano. Adesso provo ad accompagnare il brano di Mina, ricordando che c'è questo re iniziale di 14 battute. Non è facile prendere la ritmica perché non c'è una batteria che faccia un ritmo abbastanza distinguibile con una certa chiarezza, e ci sono anche ci sono anche due parti un po' rallentate, che tenterò di avvisare quando stanno per arrivare. Per il resto adesso proviamo a fare questo brano insieme all'originale. Faccio partire l'originale, che comincia con un Re maggiore. Diesis minore,
minore 6, Sol, Sol minore, Re maggiore, Mi 7 rallentando, La 1, La 7 1, Re pennato di nuovo, Fa diesis maggiore, La minore 6, Sol, Sol minore, Re, Mi, La 7, Re, Fa diesis maggiore, La minore 6, Sol, Sol minore, Re, Mi, La 7, Re, Fa diesis maggiore, La minore 6, Sol, Sol minore, Re, Mi, La 7, Mi bemolle una pennata, Re una pennata, Re pennato doppio, Mi minore, Si 7 1, Mi minore 1, Si 7 1, Mi minore 2, La 7 1, Re doppio, Si minore, Fa diesis minore, La minore 6, Sol, Sol minore, Re, rallentando Mi 7 una pennata, La una pennata, La 7 una pennata, Re doppio, Fa diesis maggiore, La minore 6, Sol, Sol minore, Re, Mi, La 7, Re, Fa diesis maggiore, La minore 6, Sol, Sol minore, Re, Mi, La 7, Sol una pennata, Re una pennata. Ok, questa è un po' la canzone di Nina, non è stata una mia esecuzione ineccepibile, però spero che possa aiutare chi ha voglia di fare questa canzone con la possibilità che spero di offrire dicendo, anticipando un pochino gli accordi, così le persone che hanno un po' fatica a guardare uno spartito e contemporaneamente a suonare la chitarra, con questo aiuto forse riescono a fare un po' meglio, almeno io questo spero, e spero di aiutare chi ha voglia di imparare a suonare la chitarra.